Ciao ragazzi, sono Gianluca Troiani. Oggi vi parlerò di strumenti professionali, in particolar modo di phon. Voglio presentarvi l'ultimo phon della linea Neuro, si chiama Neuro Lite. Questo phon rispetto al suo predecessore ha un peso molto più leggero, pesa soltanto 500 grammi, quindi è un phon molto maneggevole, molto comodo per noi professionisti che facciamo molte asciugature durante il giorno. È un phon che ha un motore molto potente, ben di 2000 watt, emette ioni grazie alla tormalina. Gli ioni emessi dalla tormalina consentono di asciugare i capelli molto più velocemente dall'interno verso l'esterno e di controllare in maniera perfetta l'effetto crespo, avendo dei capelli molto lucidi. Ha un display elettronico con ben 4 velocità, a differenza dei phon tradizionali che generalmente ne hanno 2. Il phon si accende da qui, dal centro. In più c'è il tasto dell'aria fredda, come la maggior parte dei phon, quindi a qualsiasi velocità state lavorando, premendo il tasto dell'aria fredda, chiaramente il phon emetterà aria fredda. La sua forma è molto particolare perché consente di poggiarlo anche in questo modo, quindi in verticale mentre state lavorando. Ha in dotazione un becco che è soltanto per questo phon, non è un becco universale, quindi si aggancia in questo modo. Questo consente anche di evitare che il becco si sfili. Molto spesso i phon, quando si surriscaldano, rischiano di perdere il becco. In questo caso non succederà. E poi, inoltre, oltre al becco in dotazione, abbiamo un diffusore. Il diffusore, invece, a differenza del becco, è un diffusore universale, quindi questo può essere applicato anche ad altri phon. È un diffusore di nuova concezione, perché si stringe, si può portare molto facilmente con voi se dovete viaggiare. Quindi è un diffusore in gomma, viene utilizzato in questo modo, quindi inserendolo nel phon, e vi permette di fare qualsiasi tipo di asciugatura al naturale, regolando anche, come vedete, l'inclinazione del diffusore se ne avete bisogno. Inoltre, sulla scocca del phon c'è un materiale soft touch che è molto, molto pratico e maneggevole. Il phon, come vedete, rispetto ad altri phon professionali è piuttosto lungo. Questo perché? Perché questo è un phon americano e in genere lì fanno l'asciugatura dei capelli sia impugnando il phon dal manico sia impugnandolo dal becco in questo modo. È per questo che ha questa forma così lunga. Se qualcuno di voi lo utilizzerà o già lo conosce, sono curioso di sapere cosa ne pensate, i vostri commenti. Secondo me è un ottimo strumento professionale. Ci vediamo presto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!